Salve a tutti amici di Milan Insight, eccoci qui con le pagelle per la stagione 2020-2021. Iniziamo subito parlando di Gigio Donnarumma, non entriamo nel merito del mancato rinnovo, di quello che sta succedendo, parliamo solo della stagione appena terminata. Il nostro voto per Gigio non può che essere un voto alto, noi gli abbiamo dato 8 perché ha dimostrato ancora una volta di essere uno se non il migliore portiere in Italia. Passiamo al secondo, Tatarusanu ha disputato pochissime partite, il nostro voto è un 6. Passiamo al reparto difensivo, dove troviamo Fikayo Tomori, voto 6,5, anche se meritava molto molto di più, ma abbiamo ottenuto un voto un po' basso perché non ha disputato così tante partite, ma le sue prestazioni sono clamorose. Insieme al suo compagno di reparto, di cui parleremo dopo, ha formato una coppia difensiva stratosferica. Andiamo avanti, troviamo proprio lui, Simon Kjær, voto 8, stagione pazzesca, pazzesca, non ha sbagliato quasi niente il muro danese, arrivato in sordina perché io sono per primo, ammetto che ero contrario al suo arrivo, ma da subito ha fatto ricredere tutti. Quindi continua così il muro danese. Andiamo avanti, troviamo il capitano, ormai ex capitano, Alessio Romagnoli, voto 6, stagione tra alti e bassi per Romagnoli, il nostro voto infatti è una sufficienza risicata. Davide Calabria, stagione pazzesca del terzino rossonero, per noi è un voto 7,5, ma meritava anche molto molto di più. La mancata convocazione di Mancini per gli europei, secondo me, è una cosa che non riesco a spiegarmi, perché se la meritava, ha fatto una stagione pazzesca, non ha sbagliato niente, se non il miglior giocatore di questo Milan, sicuramente quello ha fatto il miglioramento più grande. Theo Hernandez, voto 7, buona stagione per il terzino francese, anche se quello che aveva fatto la scorsa stagione era molto molto di più, il suo voto non può che essere positivo, sia in termini di gol, di assist, ma sia in termini di prestazione, è stato sicuramente uno dei migliori rossoneri, per cui non può che essere positiva la sua stagione. Passiamo a Diogo Dalot, arrivato in prestito al Manchester United. Non ha disputato così tante partite, però quando è stato chiamato in causa ha sempre dimostrato di essere un giocatore valido. Concludiamo con Pierre Kalulu, giovane difensore arrivato quest'anno, schierato sia come centrale sia come terzino destro, non ha convinto del tutto, però il suo 6 l'ha portato. Abbiamo Sandro Tonali, stagione un po' fra alti e bassi, ma come ci si aspettava. Il salto da Brescia al Milan non è così facile, voto 6. Così come Ismael Benacer, centrocampista fortissimo, ma che quest'anno è stato bersagliato dagli infortuni, saltando tantissime partite e lasciando il Milan un po' scoperto. Proseguiamo, troviamo Frank Kessié, voto 9, il miglior giocatore di questa stagione del club rossonero. Prestazioni pazzesche, freddezza clamorosa nei tirare i rigori e quella maturità che anno dopo anno sta acquisendo sempre di più. Lui è il simbolo di questa qualificazione in Champions, è il simbolo di questo Milan. Rade Krunic, un buon rincalzo che ha giocato parecchie partite perché Pioli lo ha sempre utilizzato, partite in corso, metteva sempre dentro, il suo voto è un 6. Meite è arrivato a gennaio per tappare il buco a centrocampo, strappa un 6 senza lode, ha fatto il suo compitino, né male né bene, una via di mezzo. Hakan Çalhanoğlu, il numero 10 rossonero, sicuramente era quel giocatore che doveva dare la svolta al Milan. Fra alti e bassi, diciamo che in alcune parti della stagione ci è riuscito, in altri meno, ma se sei il 10 di un club come il Milan ci si aspetta molto di più da te. Proseguiamo, Brahim Diaz, arrivato in prestito secco dal Real Madrid, soprattutto nelle ultime settimane, dove letteralmente è esploso.
Alexi Salemaker, detto anche Salamandra, voto 7. Per me è quel giocatore che in una squadra ci vuole sempre, capace di ricoprirti qualsiasi ruolo della, sulla tre quarti, si adatta anche al ruolo di terzino, copre, attacca. La prestazione è buonissima. Il nostro voto è 7. Castiglieco, voto 5,5. Prestazione stagionale non sufficiente per lo spagnolo, che molto probabilmente lascerà il club rossonero. Auge, voto 6. Arrivato dopo il preliminare di Europa League, proprio giocato da avversario, ha disputato non tantissime partite causa stanchezza, o anche perché Pioli non lo vedeva molto. Il suo voto è 6, comunque i suoi gol li ha fatti. Zlatan Ibrahimovic, voto 8. L'anima di questo Milan, ha ridato un senso a questa squadra, ha dato un carattere a questa squadra, e il suo voto non può che essere positivo. Ante Rebic, voto 7. Prima parte di stagione come la passata, male, senza trovare continuità. Secondo girone di ritorno alla Rebic, gol preziosi, gol decisivi, gol importanti. Il nostro voto è 7. Rafael Leao, voto 6. Ci si aspettava tanto da lui, costante anche durante la partita, magari parte bene, poi dopo si perde. Mario Mandzukic, voto 5. Arrivato a gennaio per essere il vice Ibra, è stato più tempo fuori che quello che era a disposizione. Vi ringraziamo della visione di questo video, fateci sapere nei commenti che ne pensate di questi voti, di queste pagelle, se siete d'accordo. Passate sempre in descrizione dove trovate i link di tutti i nostri social. Un abbraccione, un saluto, ci vediamo presto, forza Milan!